2011. Continue rivolte investono i paesi arabi. In marzo è la volta della Libia. Gruppi di ribelli armati, dalla Cirenaica, provano a rovesciare il governo di Gaddafi. Ma Gaddafi rifiuta di cedere. E il conflitto armato si estende a tutto il paese. A differenza degli altri paesi, la rivolta in Libia ha un carattere regionale e i ribelli sono ben armati. Francia e Inghilterra appoggiano da subito gli insorti, che conquistano Bengasi e si dirigono verso Tripoli. Quando Gaddafi riconquista le città perse, Inghilterra e Francia bombardano la Libia e dichiarano di voler eliminare Gaddafi. Vi mostreremo perché vogliono la sua morte. Perché le bombe NATO sono operazione di pace e quelle degli altri crimini contro l'umanità. Partiamo dal principio. Come nascono alcune rivolte? Chi c'è dietro? Chi ne trae profitto? Non è un segreto che, dietro la rivoluzione arancione, in Ucraina, ci fossero i finanziamenti di George Soros, uno speculatore finanziario americano, plurimiliardario, che oltre ad essere il maggior finanziatore della campagna di Obama, si occupa con la sua organizzazione NED di finanziare le varie rivoluzioni colorate in giro per il mondo, per rovesciare i governi che non obbediscono all'economia statunitense. Lo schema è semplice. È sempre lo stesso. Si aiuta la gente insoddisfatta a scendere in piazza, sovvenzionandone i leaders e promuovendoli tramite i media. Non è difficile trovare gente insoddisfatta in qualsiasi paese. Il movimento scende in piazza, per più giorni, sfidando il governo. Il governo ha due strade. Reprimere o cedere. Ma, se il livello degli scontri rimane basso, entra in gioco la seconda arma. I cecchini. Come avvenne in Venezuela nel colpo di Stato contro Chavez nel 2002. Bande armate, appostate sui tetti, sparano nel mucchio sulla folla che manifesta. Per addossare la colpa alle forze dell'ordine e quindi al governo. Le immagini dei feriti e dei militari armati, montate ad arte dai media statunitensi ed europei, addossano la colpa al governo di Chavez. Scene simili, nelle recenti rivolte e nelle rivoluzioni passate, mostrano come l'intervento di gruppi armati serva a far degenerare il conflitto. I manifestanti, disarmati, incolpano il governo e, appoggiati dall'opinione pubblica mondiale, invocano un intervento delle Nazioni Unite. A questo punto il governo ha due scelte. Ritirarsi e lasciare campo libero ai ribelli. Continuare a governare in un clima di guerra civile. Se il capo del governo lascia il proprio posto, i gruppi filo-occidentali prendono il potere e cominciano a svendere le maggiori imprese statali. Questo è già avvenuto sotto Yeltsin in Russia, quando furono svendute le maggiori imprese del paese. Coloro che si ribellano ai cosiddetti regimi chiedono che le industrie statali siano tolte dalle mani dei dittatori, ma solo per darle ai privati. Ma chi è in grado di comprare imprese tanto grandi? Se non chi già detiene enormi ricchezze, o meglio, chi i soldi li stampa. Volete comprare un'industria nazionale a niente? Semplice, organizzate una rivolta. Torniamo a Gaddafi. Perché la NATO lo vuole morto? Perché ha fatto saltare i piani della NATO di impossessarsi della Libia e delle sue risorse. Georgia, Jugoslavia, Ucraina, Kirghizistan. Rivolte organizzate e finanziate dalla ND si sono succedute seguendo gli interessi strategici ed economici degli Stati Uniti. Ma Gaddafi ha pressoché sconfitto i ribelli e adesso deve morire. Nell'attesa che Gaddafi venga ammazzato, chiediamoci: chi sarà il prossimo?